Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo insieme su Resident Evil Village per il sesto episodio, se i calcoli sono esatti. Dunque, allora, sono tornato indietro, ho preso alcune munizioni che avevo lasciato indietro in questa zona, niente di che per il resto, e andiamo avanti a esplorare Castel Dumitrescu. Un grimaldello, possiamo usarlo? Subito qui forse. Qui, questa era chiusa. Allora, i grimaldelli occupano uno spazio. Facciamo il trofeo scassinatore e lo perdiamo. Angelo di legno. Dove potremmo usarlo? Ah, è un oggetto di valore. Vendiamo tutto al duca appena lo ritroviamo e se possiamo insieme ci aumentiamo l'inventario, ragazzi. Allora, ho letto di un trofeo che dice di rompere tutte le finestre di Castel Dumitrescu in un singolo playthrough. Anche perché così, nel caso arrivi un'altra delle figlie, una l'abbiamo ammazzata, ragazzi. Ah, guardate dove siamo. Facciamo un salto dai duca, cosa dite? Sperando che sia ancora qui. Benvenuto, Ciao Luca. benvenuto. Sono sicuro che troverai qualcosa di nuovo. L'angelo di legno lo potremmo mettere qui? No. Allora, no, perché l'angelo di legno va venduto, quindi lì ci dobbiamo mettere altro. Allora, salveremo qui. Perfetto. E ora apriamo il Benvenuto. negozio. Duca, siamo tornati. Ho qui delle novità proprio per Allora, te, signor vendiamo. Winters. Vendiamo. Guardate, il busto vale 5.000, ragazzi. L'angelo di legno, la collana di Ingrid 2000, la soluzione medica la teniamo, ragazzi, non sa mai che ci vengono utili. Conferma la vendita, Transazione perfetto. approvata. Insieme ci compriamo. Ah, hai fiuto per gli affari. Ok, nuovo cliente. Abbiamo fatto un altro trofeo. Allora, questo è le munizioni per il fucile di precisione non ci servono ancora, però ci potrebbero servire la capacità di creare munizioni per il fucile. E la mina. Questi aspettiamo. Non abbiamo ancora l'arma per crearla. Fatemi vedere. Qui abbiamo. Ah, questo oggetto non possiamo comprarlo. Questo però possiamo prenderlo, no? Ok, questi sono sempre munizioni del fucile di precisione. Ah, ce lo fa vedere in due pagine diverse. Non badare a me. Allora, potremmo cominciare a potenziare le nostre armi, vedere cosa ci possiamo permettere. La potenza no. Ma la velocità di ricarica io farei la cadenza di tiro, ragazzi. Vai. Ok, la nostra pistola, come sapete, la stiamo usando abbastanza. Anche se potrei comprarmi le parti per le armi, ma non possiamo fare altro, credo. No, potremmo anche potenziare la velocità di ricarica, Con eh. vero Vai. piacere. Perfetto. Allora. Che vuoi comprare? Oh, un Abbiamo yogurt speso alla tutto, prossima Duca. volta.
Allora, torniamo su. Adesso abbiamo un'arma un po' più competitiva. E torniamo nella stanza dei vini di Alcina Dimitrescu. Perché secondo me possiamo mettere qua il vino. Questo qua chi era? Una quale avrà bevuto il sangue a tutto andare, quella donna maledetta. Polvere da sparo. E qui cosa abbiamo? Chiave del cortile, ragazzi. Allora, calma e sangue freddo. Chiave che apre la porta della sala da pranzo che affaccia sul cortile. Aspettate. Chiave di Alcina. Ok. Ci lasciano andare via easy. Molto spesso prendere uno di questi oggetti pregiudica un qualche trigger all'interno del gioco. Potremmo anche tornare qui, che poi forse è dove dobbiamo andare, eh? Però invece di aprire questa porta potremmo guardare se abbiamo lasciato indietro qualcosa. Prima eravamo di corsa, inseguiti da Daniela. Ma forse no, non c'era niente da prendere. Anche perché in effetti la zona c'era da tutta azzurra, quindi pure io potevo pensarci prima. Non entra in questa serratura. Cosa c'è scritto sulla tacchetta? No, ragazzi, non funziona qui. Scendiamo. Ci deve essere un'altra porta in cui possiamo. Questa era bloccata di porta e l'abbiamo sbloccata. No, è ancora chiusa dall'altro lato. E giustamente non conosciamo cosa c'è dall'altro lato. Viene da pensare che le chiavi di Alcina possano essere due a questo punto. Una che apre quella porta. Chiave del cortile. Vuoi vedere il castello? No. Ragazzi, le figlie in teoria non ci può seguire fuori perché sono deboli al ghiaccio, abbiamo visto. Allora, che porta abbiamo? Non abbiamo la chiave adatta. Inoltre, fatemi vedere la mappa. C'è qualcosa da raccogliere qui. E la sala da pranzo siamo scappati fuori di corsa. Abbiamo ucciso una delle vampire, ma abbiamo le altre due e le di Alcina.
Non oso immaginare quanto sarà forte, ragazzi. Comunque. E ci mettono anche una certa ansia. Sapete perché? Quella finestra probabilmente è già rotta. Perché entrare all'interno ci possono veramente dar fastidio loro. Quindi io cercherei l'unica porta che ho visto, che è di qua. Sentiti i passi, fosse Lady Aicina. Ok, altre munizioni della pistola. Questo mi fa pensare che stiamo potenziando la pistola e facciamo bene. Anche perché la pistola in tutti i Resident Evil è l'arma iniziale. Ok. Stiamo attenti alle finestre. Che cosa hai fatto a mia figlia? Niente, signora. Mi ha attaccato. Penso che non siamo più ospiti graditi del castello. Mappa del castello principale. Oh, ragazzi, abbiamo tutta la mappa del castello, però rimangono ancora delle cose da fare. Stanze private di Alcina, non penso che siano la sala del piacere. Stanza privata di Alcina, eccolo qua. Lei è qua con noi. Qui stiamo spaccando anche tutte le finestre. Se qualcuno entrasse in casa mia e incomincia a rompermi le finestre, non è che sono così contento io, eh. Chiusa, serve la chiave di Alcina qua. Però ci possiamo andare. Da qui ci veniamo. Però sua figlia mi piaceva, cioè... guardate che location. Io non ci entro in questa... Allora... Questo è un enigma, eh. Vediamo. Le donne conversano deliziate. Dal signore a cavallo son corteggiate. Da lui i disperati vogliono farsi notare, così che il vino possa sgorgare. Ok. Allora, i disperati... Giriamo a Cina Dimitrescu perché deve conversare con la donna. Il cavaliere non va girato perché sta già cercando di farsi notare dalle donne, ma loro vanno girati perché vogliono essere notati dal cavaliere.
Ok. Perfetto. Si scende, signori. Ok, un'altra capra. Vabbè che ci attiriamo l'ira di madre Miranda, ma tanto ci vogliono ammazzare, quindi... Ma che cazzo? Ethan, linguaggio. Ok, signoria, inquietante, vero? Vediamo se possiamo usare gli scarti. Ok, abbiamo creato... Serve anche fluido chimico per le munizioni del fucile, ma adesso abbiamo più munizioni... Guardate come si è ampliato l'inventario. Potremmo anche fare questa cosa, così. E queste le portiamo giù. Qua era chiusa la strada, sì. È abbastanza un corridoio in certi punti, nel senso che vi obbligano... Oh, che è? Cos'è? Benvenuti al castello di Mitrescu. Siamo alle spalle... Ok, altri soldi. Allora, mettete che respawnano questi mostri, ma ci droppano gli oggetti per fare soldi, quindi... Siamo sepolti in mezzo al sangue. Un colpo di troppo, veramente un colpo di troppo. Siamo messi bene a proiettili, non preoccupatevi. Anche se poi dopo magari mi rimangerò questa frase, eh? Perché ne stiamo veramente sparando tanti. Però ho deciso di puntare abbastanza sulla pistola per adesso. Allora, un colpo avanti. Nel senso, stiamo attenti perché... Colpi del fucile. Perché spuntano da sott'acqua, come vedete, e quindi serve un passettino indietro per essere sicuri di... ragazzi... Per me uno di questi è ancora vivo e ci fa il jumpscare. Ammetto che... Ammetto che... ha fatto il suo effetto. La fuoriuscita di quella creatura. Ethan, c'hai bisogno di cambiarti gli stivali? Spia manco se è della sua misura, come... Cerchiamo di piazzare i colpi in testa.
due colpi sprecati. Allora, potrei anche usare una mina quando ce ne sono tre, in effetti, una delle bombe artigianali. Però non so, voglio essere... Non so, incomincio ad avere paura un po' per i proiettili della pistola, perché ho bene o male tre caricatori extra. Due caricatori e mezzo. Tirare una bomba nel momento prima dove erano in tre era la scelta migliore. Ho gestito male la cosa, decisamente. Vedete che avevamo questa bomba qua, artigianale. Vabbè. Già rotta questa finestra. Ah, è lo spaventapasso. Qual è la strada che abbiamo fatto un paio di episodi fa, uscendo dalle miniere, vi ricordate? Non so se il gioco sarà tutto Castel Dimitrescu a questo punto. Oh, Ethan. Madre Miranda, sono desolata, ma purtroppo quel mentecatto di Heisenberg si è fatto sfuggire Ethan Winters. Perché adesso è nel castello e sta dando del filo da torcere alle mie figlie. Quando l'avrò trovato? No, madre Miranda. Sì, certo che comprendo l'importanza della cerimonia. Non vi deluderò. Al diavolo la cerimonia! Quell'uomo la pagherà davvero molto, molto cara! Allora, ci devono tenere vivi per questa cerimonia. Ho fatto anche volare un mobile abbastanza pesante, uno scrittoio lì. Così, easy easy. Allora, madre Miranda ci ha convocati per decidere il destino del padre della bambina, quindi noi. Pensare a questa famiglia mi fa rabbrividire. Mi disgusta il pensiero di essere considerata come una sorella di quei miscredenti. Soprattutto Heisenberg, quello zotico non ha un briciolo di buone maniere, andrebbe preso a schiaffi. Se madre Miranda non me lo impedisse, lo avrei già ridotto a brandelli. Scusate, c'è un'altra pagina. Perché? Perché mi tratta come tutti gli altri? Lei mi ha dato questo castello, delle figlie obbedienti, la vita eterna. Quindi ragazzi, Miranda è un livello superiore di Alcina Dimitrescu e delle sue figlie. Non sono la sua preferita, non sono speciale, ho bisogno di bere. Di bere sangue umano. Rose, dove sei? Ah, quindi avevano la cura per Rose qua. Vedete? Qui ci serve la chiave di Alcina Dimitrescu. Però siamo alle spalle. C'è tutti i vestiti uguali. Alcina. Qui cosa abbiamo? Allora, in questa stanza c'è ancora qualcosa da prendere, ma...
chiave di Alcina. Dobbiamo tornare nel castello, ragazzi. No! Eccoti qui. Tutto signora. Questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Che cazzo ne... Tu, miserabile egoista e ingrato, ti introduci nella mia casa. Con quelle luride mani ti permetti di toccare le mie figlie. E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà? Ma come osi? Cerca di goderti questa tregua, perché presto ti stanerò e ti farò a pezzi! Fa pure quello che ti pare! Siamo caduti nelle prigioni. Ragazzi, siamo nell'S2. Cosa vi ho detto un paio di episodi fa? Chissà quali orrori ci aspetteranno nel sotterraneo 2. Non ho idea veramente di che cosa potrebbe accadere a breve. Avanziamo ancora un pochino prima di finire l'episodio. Avrebbe potuto facilmente ucciderci a Cina, eppure vuole giocare con noi, o almeno così sembra. Abbiamo preso tutto in questa zona. Dove siamo adesso? No, ok. Celle sotterranee, dobbiamo arrivare qua. Ma per arrivare lì, cosa dite? Ce la faranno sudare? Se vediamo alcune di quelle creature in gruppo, le abbattiamo con un colpo solo con la bomba. Però dovranno essere almeno in tre. Qua abbiamo qualcosa. Mille lei. Fluido chimico. E mi sovviene che possiamo crearci qualche arma. Ok, abbiamo preso tutto nella zona, ragazzi. Non ti lascerò scappare. Ti ridurrò a brandelli e non li vedrai mai più. Presto ti pentirai. Usare la mano destra. Via via. Ragazzi, ora non puoi più tornare. Abbiamo ottenuto la mano mozzata. Però ci mette un po' ad alzarsi la saracinesca, quindi dobbiamo girare in modo di ingannare Lady Dimitrescu. Si è alzata, ok. Dentro. Ok, chiave da cina. Maschera della mestizia. Ok, siamo salvi. Non ti servirà a nulla. Buttiamoci un po' di alcol sopra.
Se ci riattacchiamo la mano così, easy, easy, eh? Bene. Fanculo questo castello! Ma veramente, ma come abbiamo fatto a riattaccarci la mano easy easy così? Ma c'era qualcosa lì in mezzo, un'erba molto probabilmente in mezzo al... allora signori... Questa statua vi stavo dicendo... Guardate bene gli incavi qua della maschera... Non potrebbero essere un incavo da mettere... Un attimo che ci liberiamo... Colpo buttato, mannaggia noi. Ce n'è un altro là. Ora incominciamo ad avere un po' di pecunia di proiettili della pistola, Non vorrei che fossero infiniti in questo posto, quindi ragazzi, che dire? Allora, noi scappiamo da questo luogo e potremmo usare la chiave di Alcina qua o anche qua c'è il mercante. Proviamo ad usare la chiave di Alcina, ragazzi. Vediamo se riusciamo a scappare dai vari nemici. Ok, l'abbiamo sbloccato. Dove siamo? Siamo qua dentro. Speriamo di essere al sicuro qui. Allora, signori, siccome ho registrato veramente più del dovuto, io vi chiedo, se il gioco vi è piaciuto, l'episodio vi è piaciuto, lasciate like. Se no, vi chiedo, come sempre, di iscrivervi al canale per sapere quando metterò online una nuova parte di Resident Evil Village. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti di aver visto questo video e ciao ciao.